Cerchi idee per decorare le tue uova di Pasqua? Beh, se ti piacciono queste e vuoi realizzarle anche tu, guarda il video, ti mostro subito come fare. Come base ti servono delle uova di plastica, in alternativa puoi provare anche con quelle di polistirolo. Queste che ho io le ho acquistate su Amazon, digitando nella ricerca uova di Pasqua da decorare e mi è arrivato un sacchetto con un assortimento di varie misure. Poi ti serve della pasta di struttura all'amido. La si può fare in casa. Guarda subito come si prepara. Cosa serve? Innanzitutto amido di mais, colla vinilica, smalto all'acqua e naturalmente un vasetto all'interno del quale preparare l'impasto. Come sto per mostrarti, non esistono dei dosaggi precisi. L'importante è valutare la consistenza finale della pasta. Inizia sempre dall'amido di mais, al quale si aggiunge lo smalto all'acqua o in alternativa il colore bianco acrilico. Mescola con energia fino a stemperare bene l'amido, poi unisci la colla vinilica. Indicativamente il rapporto è 1 a 4 con lo smalto. Quindi, ad esempio, un cucchiaino di colla vinilica ogni 4 cucchiaini di smalto. Se utilizzi come misurino un altro contenitore, vale lo stesso discorso. Un misurino di vinilica ogni 4 misurini di smalto. Molto importante, l'impasto deve essere liscio e senza grumi, di consistenza cremosa. Nel caso in cui risultasse troppo liquido, puoi aggiungere amido, poco alla volta e con delicatezza, sempre per evitare la formazione di grumi. Nel caso in cui invece fosse troppo denso, quindi ti rendi conto che fai fatica a mescolare, aggiungi un po' di smalto. La consistenza giusta è questa che vedi. Se vuoi vedere ancor più nel dettaglio dosi, preparazione e utilizzo di questa bellissima pasta di struttura, ti metto qui in alto e anche giù in descrizione il link al video tutorial. Metti la pasta che hai appena fatto in un flaconcino con il beccuccio. Li trovi sia nei negozi di casalinghi oppure, come mi hanno suggerito alcuni tra di voi, vanno benissimo anche i flaconcini della tintura per capelli. Primo step, ho dipinto le uova. Io sto utilizzando dei colori pastello opachi, abbastanza simili ai colori naturali delle uova. Tu puoi scegliere le tonalità che più ti piacciono. Per l'uovo più grande ho scelto una procedura un po' diversa rispetto alle altre uova. Faccio prima la decorazione con la pasta di struttura e poi applicherò il colore. Con la matita direttamente sulla plastica dell'uovo faccio una lieve traccia disegnando dei semplici riccioli o delle linee curve. Applico la pasta di struttura all'amido seguendo con il beccuccio del flaconcino la traccia disegnata a matita.
Quando la decorazione sarà asciutta, dipingo poi l'uovo picchiettando il colore in modo da avere una superficie ruvida, un po' a buccia d'arancia, come quella delle uova vere. Infatti ho poi deciso di utilizzare la stessa tecnica per la seconda mano di tutte le altre uova, quindi con il colore applicato picchiettando. Per assicurarmi di ottenere un effetto ruvido e assolutamente opaco, ho utilizzato per dipingere le mie uova la clay paint di Monrever. Quando tutte le uova saranno asciutte, preparo un po' di colore acrilico di tonalità marrone scuro diluito con acqua. Con uno spazzolino da denti, imbevuto in questo colore liquido, spruzzo sulle uova in modo da ottenere quella che tecnicamente viene chiamata la moscatura, cioè tanti piccoli puntini di dimensioni leggermente diverse tra loro. Per conoscere meglio la tecnica della moscatura e gli effetti che si possono ottenere, ti lascio sia qui in alto nell'angolo che giù in descrizione il link diretto al video tutorial. Ora sulle uova dipinte eseguo la decorazione con la pasta esattamente come per l'uovo più grande. Traccia leggera a matita e poi applicazione della pasta di struttura. Questa volta la lascerò poi asciugare e resterà visibile, quindi non la coprirò con un colore. Quando la pasta di struttura sarà asciutta, le uova potrebbero anche considerarsi finite e, come vedi, utilizzando i colori pastello si ottiene un effetto molto molto delicato. Oppure puoi aggiungere ulteriori elementi come soggetti dipinti a mano o a decoupage. La patinatura finale a cera, a mio avviso, mette bene in risalto questo tipo di decorazione a rilievo. Applica per prima cosa la cera neutra su tutto l'uovo e poi, in un secondo momento, quella colorata, eliminando l'eccesso con uno straccetto. Per dare un lieve tocco raffinato, ho deciso di aggiungere qualche strass e qualche perlina.